Mentre tutti gli osservatori sono là che si chiedono: governo di scopo, governo del presidente, ce la farà Di Maio, ce la farà Salvini, e Berlusconi che cosa fa? Beh, mentre noi stiamo chiacchierando delle soluzioni politiche, in realtà in Italia sta avvenendo un vero grande scontro finanziario. Stanno cercando di conquistare la Telecom, la più importante società di telecomunicazione italiana, quella che un tempo era la grande innovazione, quella che in realtà fece dei telefonini il suo business quando ancora negli Stati Uniti non sapevano cosa fosse un portatile. Oggi si chiama TIM, poco conta il suo nome, quello che conta è che all'interno del suo azionariato è spuntato un fondo che si chiama Elliott, o se no, come quelli che parlano bene, lo possiamo chiamare Elliott, e sta cercando di scalzare gli attuali proprietari della Telecom. E chi sono gli attuali proprietari della Telecom? Dei francesi. Beh, è una storia straordinaria, i fondi internazionali contro i francesi per conquistare un'azienda italiana che in realtà, altro che Italo, rappresentava un tempo il meglio del Made in Italy. Questa è la verità. Il resto sono tutte finzioni e il governo sta lì che nicchia pensando se sarà di scopo o del presidente. Nel frattempo si fanno gli affari.